Innanzitutto grazie per essere qua. Come diceva prima Leonard, questa sera iniziamo con un dibattito che vorrebbe essere il più possibile una chiacchierata aperta, quindi non facciamoci, come dire, intimorire da questa struttura in cui abbiamo disposto per comodità, per la presentazione, ma chiacchieriamo su queste tematiche, a partire però da degli spunti che ci sembrava utili avere da parte appunto delle nostre ospiti. Abbiamo Erna di scusate, ma il tedesco non è la mia lingua, di Berlino. Abbiamo Marianna Filandri dall'Università di Torino e abbiamo Francesca Pensiero Urbano da Bologna. Allora, perché la casa? Comunette da appunto quasi da subito ha iniziato a interrogarsi su questo tema dell'abitare, perché vabbè, innanzitutto è una cosa che coinvolge tutti noi, ed è una dimensione in cui si manifestano tante, come dire, situazioni di disuguaglianze, di criticità anche appunto legate alle condizioni abitative, non solamente di molti di noi, ma anche delle persone che poi ci troviamo a incontrare tutti i giorni nelle nostre attività di mutualismo. In più, ovviamente, la situazione, diciamo, la crisi pandemica che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto in maniera più forte, insomma, nell'ultimo anno e mezzo, 2 anni, ha dimostrato, ha messo a nudo una serie di criticità che insomma noi in parte conoscevamo, ma innanzitutto è diventato evidente come la casa fosse, come dire, un bene fondamentale per chiunque, un diritto. Questa è una tematica di cui ci siamo occupati qualche tempo fa proprio con Marianna qui durante uno dei nostri incontri. Sono emerse anche delle criticità rispetto, come dire, a dei modelli economici che ruotano intorno alla casa come bene da cui, più che bene di consumo, diciamo, da cui estrarre una rendita. Città che vivevano, in cui più che le città, insomma, le compagnie che gestivano una grande fetta del mercato abitativo e che vivevano su flussi turistici importanti, su popolazioni, come dire, a breve termine nella città si sono svuotate in questo periodo di pandemia, e questo ha fatto sì che fosse evidente come, ad esempio, fondare le economie di intere città su questi modelli appunto di sfruttamento della rendita fosse, come dire, fallimentare come sistema. In questo senso ci sono delle esperienze che dimostrano, ad esempio, faccio riferimento a quella di Berlino, come si possa però provare a immaginare qualcosa di differente rispetto a questo modello di, appunto, di economia urbana, di sviluppo della città che guarda principalmente a determinati capitali e a determinati tipi di investimento. E poi appunto l'esempio di Bologna, Bologna lo sappiamo, è una città universitaria ma anche una città turistica, ha dei flussi di popolazioni appunto temporanee che fanno sì che il mercato della casa sia anche in questo caso parecchio aggredito in un certo senso per chi poi invece si trova a dover vivere in questa città tutti i giorni, a dover appunto cercare un affitto accessibile. E quindi appunto ha forti difficoltà in questo, e anche a Bologna appunto ci racconterà Francesca di come ci sono delle esperienze che provano a porsi in alternativa in un certo senso a queste dinamiche aggressive e di estrazione della rendita, e soprattutto che creano poi delle disuguaglianze che purtroppo la dimensione delle politiche non affronta. Infatti questa è la questione, diciamo. Questa sera abbiamo invitato due persone che sono direttamente attive in movimenti che si occupano di queste questioni, dalle quali vorremmo appunto che ci raccontassero innanzitutto di chi sono, da dove arrivano, qual è la realtà in cui appunto hanno fatto questa esperienza, e quali sono come dire, gli elementi più interessanti dal vostro punto di vista, di cui vi state occupando. E poi Marianna Filandri dell'Università di Torino, che appunto ci aiuterà a, come dire, a rileggere in una chiave più, come dire, più commestibile a tutti noi, e anche in una chiave più
più relativa anche alle politiche che riguardano questi fenomeni, tutto quello che appunto ci verrà raccontato prima. Quindi io mi zittisco e lascio la parola alle nostre ospiti, come preferite. Francesca, vuoi iniziare tu? Allora, ciao a tutte e tutti, io appunto sono Francesca, vengo da Bologna e ho fatto parte del comitato Pensiero Urbano. Pensiero Urbano è un progetto che nasce tra il 2019 e il 2020, tra il 2017 e poi il 2018, nasce da due esperienze sociali già pregresse. Una è Link Bologna, quindi un'organizzazione universitaria, e il Circolo Arci Ritmo Lento, quindi un circolo giovanile. In autunno, come appunto ciclicamente tutti gli autunni, c'è una fase in cui gli studenti universitari cercano casa, però in particolare negli anni che vanno dal 2016 in poi la ricerca casa per gli studenti universitari a Bologna era diventata particolarmente problematica, per cui decidiamo di iniziare a ragionare di come poter provare a risolvere la situazione. Innanzitutto mettiamo in campo una strategia di mutualismo. Inizialmente noi non la concepiamo come tale, poi ragionandoci in seguito effettivamente la possiamo catalogare come un'esperienza di mutualismo, quello che noi abbiamo chiamato il couchsurfing solidale. Couchsurfing, per chi non lo sapesse, è un'applicazione che funziona a livello mondiale di ospitalità e di scambio gratuito. Allora abbiamo deciso di mettere in campo noi stessi un'ospitalità molto breve, gratuita, per tutti gli studenti e le studentesse che dovevano cercare casa e che quindi per un paio di giorni si potevano appoggiare dalle persone che avevamo rintracciato, avevamo fatto una call pubblica per ospitare, in maniera tale da riuscire in questo modo a trovare casa, ad essere facilitati senza dover spendere ulteriori soldi. Questo perché succede in autunno? Diciamo che Bologna dal 2015, soprattutto rispetto anche a delle strategie portate avanti dal comune di Bologna e anche dall'aeroporto, diventa una meta turistica. Diciamo appunto Bologna, a differenza di altre città, penso a Firenze, penso a Venezia, non ha una lunga storia di turismo, non è una nota città d'arte. Diciamo il turismo viene portato a Bologna tramite una strategia di city marketing, per cui Bologna diventa la city of food. Si costruisce Figo, che è una grande Disneyland del cibo, e quindi si crea questa narrazione di città del cibo con i taglieri, i bolognesi, il centro pieno di taglieri, e così si crea questo marketing turistico che porta a Bologna appunto tantissimi turisti. Altro elemento del cambiamento bolognese è la piattaforma Airbnb. Airbnb arriva a Bologna, diciamo, di soppiatto, e piano piano si prende fette di mercato, creando il problema poi a valle degli studenti universitari, perché appunto Bologna è una città come tante che vive sull'affitto. L'affitto viene spostato dagli studenti ai turisti, che creano una rendita 4 volte superiore, perché chiaramente affittando a livello giornaliero, per comunque per periodi brevi, si possono aumentare radicalmente i prezzi. Per cui appunto ci ritroviamo in una situazione in cui gran parte degli studenti universitari non riescono a trovare casa, tanto che appunto si crea una bolla di studenti senza casa che poi sono i promotori e gli attivatori di questo percorso, che nasce con una spinta di mutualismo del couchsurfing solidale e poi si evolve innanzitutto in un primo momento che è una 3 giorni che si chiama Think Urban, in cui invitiamo da tutta Italia vari esperti, penso a Sara Gainsford, Guido Smorto, con vari profili, per provare ad analizzare innanzitutto il fenomeno di Airbnb e quindi come questa piattaforma si rende capillare, quali sono anche, diciamo, le criticità, soprattutto rispetto al fatto che i dati della piattaforma non sono pubblici, che è completamente deregolamentata, non è presente in Italia, almeno non era presente allora nessuna regolamentazione,
E dopo questi 3 giorni decidiamo di iniziare un processo che mira a una verticalizzazione nelle istituzioni, cioè di dire comunque questa questione deve essere risolta, il primo soggetto che può impegnarsi nella risoluzione di questo problema è il Comune di Bologna. Da lì iniziamo un percorso che è il percorso di pensare urbano più propriamente, e quindi un percorso che ci porterà alla creazione dell'istruttoria pubblica. L'istruttoria pubblica è uno strumento di amministrazione partecipata che può essere attivato dagli enti locali inserendolo nel proprio statuto, ed è uno strumento tramite il quale i cittadini, organizzandosi in un comitato, possono portare delle tematiche alla discussione del Consiglio Comunale. Per realizzare l'istruttoria pubblica, secondo il regolamento bolognese, sono necessarie 2000 firme, e quindi Pensiero Urbano si fonda come comitato proprio per cercare queste 2000 firme tra residenti e non residenti, per poi arrivare all'istruttoria pubblica e quindi a questa discussione collegiale dentro il Consiglio Comunale. L'esperimento di Pensiero Urbano è molto positivo perché da un lato tiene forte la concentrazione sul tema degli studenti universitari e quindi collegato la questione di Airbnb e delle piattaforme, ma riesce poi ad allargare prendendo il tema della casa in termini più generali, quindi provando a creare alleanze anche con altri soggetti. Penso alla grande attenzione che c'è stata a tutti i comitati che si attivano alle case popolari. Grande. Oppure anche ad forse è un po' troppo alto, non lo so. Oppure anche ad alleati inaspettati come Airbnb, che invece è una cooperativa che voleva creare un modello più sostenibile di piattaforma di ospitalità, quindi diciamo la versione più sostenibile di Airbnb. Questi alleati riescono a portare appunto queste 2000 firme al comune e intervenire in consiglio comunale, tanto che il comune di Bologna è costretto a redigere un ordine del giorno in cui assume queste criticità e diciamo si assume anche il compito di limitare e soprattutto di regolamentare le piattaforme. Chiaramente stiamo parlando di 2 anni fa. Nel 2019 la questione della pandemia ha completamente sconvolto le priorità, perché se noi nel 2019 avevamo una città completamente turistificata in cui avveniva uno spossessamento costante degli studenti e dei residenti dal centro storico a favore dei turisti, la pandemia ha sconvolto tutto perché c'è stata una fortissima carenza turistica. Ad oggi però la questione non si è completamente risolta, da un lato perché tutti gli interventi strutturali per garantire il diritto all'abitare a tutti e a tutti, noi soprattutto ci eravamo battuti sull'implementazione del canone concordato, oltre che sulla costruzione e riconversione di altre case popolari, non sono avvenuti, ma anche perché i prezzi delle case non sono più scesi, nel senso che comunque prima dell'avvento della turistificazione, 2015-2016, i prezzi delle camere singole, i prezzi che gli studenti tendenzialmente prendevano erano dai 250-300 euro, comunque dopo l'avvento di Airbnb questi prezzi non sono più scesi sotto i 400 euro, quindi comunque anche oggi, nonostante ci sia un flusso turistico sicuramente minore rispetto ai livelli diciamo pre-pandemia, e il costo delle case, soprattutto per gli studenti universitari, è particolarmente alto, e questo rende Bologna una città fortemente inaccessibile. Sempre per ricollegarmi alla questione universitaria, va tenuto sotto controllo un altro fenomeno che a Bologna è esploso negli ultimi mesi, ovvero la costruzione di studentali privati, perché chiaramente anche favoriti da una legge nazionale che apre al privato su questo, tantissimi hanno costruito anche in centro storico, quindi spostando parte degli studenti e degli studentati, che sfortunatamente non sono a prezzi accessibili, stiamo parlando di camere comunque a un prezzo molto alto, e quindi anche lì creando una platea molto, molto limitata, per cui sostanzialmente la città di Bologna si configura appunto come una città inaccessibile rispetto agli studenti. È chiaro che però la questione della casa non si limita al solo problema studentesco, e appunto la crisi pandemica l'ha dimostrato più che mai, e quindi adesso la nostra prospettiva di lavoro è soprattutto rispetto alle case popolari.
dove siamo andati e abbiamo costruito appunto delle interazioni. Il nostro obiettivo è creare lì dei comitati di case popolari che gestiscono la contrattazione con Acer, che è l'ente che se ne occupa, per risolvere il problema. Chiaramente c'è un problema strutturale, che è la mancanza di case popolari. Noi immaginiamo che siano necessarie 5.000 nuove case popolari a Bologna, però anche piccole questioni legate alla gestione sono sicuramente da migliorare. E inoltre l'altro grande tema a Bologna, ma come penso in tante altre città italiane, è la questione degli sfitti. Per cui anche una nostra grande proposta, che ancora non è stata diciamo portata a termine, è la mappatura degli sfitti pubblici e privati, proprio per vedere la questione della casa e la questione dell'affitto della casa accessibile a tutte e tutti come una questione democratica. Pensiamo che la mappatura dello sfitto, e quindi anche andare a capire quali sono i meccanismi di accumulazione che determinano il fatto che tanti preferiscono non affittare e garantirsi così la rendita dell'immobile, piuttosto che appunto affittare a dei prezzi accessibili. Questa è un po' la storia di Bologna, poi se ci sono delle domande. Grazie. Grazie. Ciao, buonasera, grazie per l'invito. Mi chiamo Erna, sono appena andata a vivere a Bologna, quindi posso attestare questa miseria, ma vengo da Berlino, quindi scusate il mio italiano, ho portato la traduzione qua, ma magari a volte devo cambiare in inglese. Vengo dall'iniziativa Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, che in italiano significa espropriamo Deutsche Wohnen, cioè espropriamo tutte le aziende enormi immobiliari che speculano con le nostre case. Siamo un'iniziativa che ha ormai 2.000 attiviste e attivisti e tantissimi simpatizzanti in tutta la città, che partecipano occasionalmente, e forse avete già sentito del referendum che abbiamo proposto, organizzato e vinto questo settembre con 59% di sì. Grazie, siamo felicissimi. Allora, anch'io per iniziare vorrei raccontarvi un attimo solo della situazione a Berlino. Perché sì, allora, gli affitti in tutta la Germania stanno crescendo tantissimo, ma a Berlino c'è proprio uno sviluppo eccezionale. Quindi Berlino, essendo storicamente una città molto politica, ma anche avendo questa situazione eccezionale in riguardo degli affitti, ha riuscito a creare o a far nascere un movimento così enorme come DWI. Di cui ho portato anche. ecco, allora, Berlino per decenni è stata una delle città più economiche di tutta la Germania. Infatti ci sono stati dei movimenti di studentesse e studenti per decenni che sono tutti andati a Berlino, proprio perché era una città proprio di sinistra, aveva gli affitti bassissimi, e quindi c'è stato questo movimento. Dopo la caduta del muro e dopo il 1990, in tutta la Germania sono state man mano abolite le leggi dello Stato sociale, che era lo Stato sociale del dopoguerra tedesco. Quindi la privatizzazione delle abitazioni è cresciuta sempre più in tutta la Germania. A Berlino questo è culminato nel 2004, dove sotto un governo di sinistra del Partito Democratico Sociale sono stati venduti 65.000 abitazioni a Goldman Sachs. Quindi proprio una svenduta in tutta la ex Germania dell'Est, ma soprattutto a Berlino, di abitazioni che erano della città o erano dello Stato a delle aziende immobiliari americane, che ancora oggi hanno la maggior parte delle case in tutta la Germania, ma soprattutto a Berlino.
Quindi oggi Berlino è la quarta città più cara di tutta la Germania dopo Monaco, Francoforte e Stoccarda, che sono tutte città a ovest molto ricche da sempre. Quindi per darvi due numeri, nel 2021 in media una persona che prende in affitto una casa a Berlino investe il 46% dei soldi che ha a disposizione in un mese solo ed esclusivamente per l'affitto, perché in media un metro quadro a Berlino ormai costa 13 euro e questo è un prezzo che negli ultimi 10 anni è salito più del 100%, e addirittura a Neukölln, che è uno dei quartieri più poveri, o che è stato uno dei quartieri più poveri dove ci sono le più grandi comunità di persone immigrate in Germania. A Neukölln il prezzo del metro quadro è salito in 10 anni del 146% in più. Quindi le comunità che hanno vissuto da decenni con le loro famiglie a Neukölln non possono più vivere là, devono spostarsi dal centro, eccetera, eccetera. Quindi, come potete immaginare, negli ultimi 20 anni si sono creati tantissimi movimenti sociali che nei quartieri, Berlino è enorme, quindi nei singoli quartieri hanno iniziato a protestare contro questo. Magari una strada in un quartiere o anche solo le persone che vivevano in una casa hanno fatto dei movimenti o dei gruppetti politici piccoli, ma il più grande movimento che è nato a Berlino è stato proprio Deutsche Wohnen und Grundeigenen, che è nato nel 2018 e ha quindi riuscito a far questo referendum a settembre. Cosa significa quello che siamo riusciti a fare con questo referendum? Siamo riusciti a far la socializzazione delle abitazioni possedute da grandi aziende immobiliari. Cosa significa socializzazione? Significa che 240.000 abitazioni vanno da mani private in mano pubblica. E queste sono ben 12% delle abitazioni a Berlino, quindi tantissime. Come avevo già detto, abbiamo vinto con il 59%, quindi significa che abbiamo una simpatia nella comunità della città enorme e abbiamo ricevuto più di 1 milione di voti. E questo è solo l'inizio. E quindi questa socializzazione, Marco aveva detto che magari sarebbe bello raccontarvi anche un po' il punto di vista giuridico, visto che questo è un aspetto che magari nella Costituzione italiana non c'è. La socializzazione di beni è permessa secondo all'articolo 15 della Costituzione tedesca. Significa che dei beni possono essere trasformati in proprietà comune. Proprietà comune non significa statale, cioè dello Stato o della città di Berlino, ma proprietà collettiva sociale, che significa che queste abitazioni saranno in proprietà di tutte le persone che vivono a Berlino e queste case dovranno venire amministrate nell'interesse comune e nel solo interesse comune, quindi non come una enorme società per azioni che deve fare tutte le decisioni amministrative nell'interesse del profitto e delle dividende, dei dividendi. Ecco, grazie a questo referendum, il Parlamento di Berlino viene quindi costretto a prendere tutte le misure necessarie per realizzare questa socializzazione, quindi per far passare queste case in mano, in proprietà della collettività sociale. Cosa significa? Significa che dovrà fare una legge proprio in riguardo a questa socializzazione. Cosa succederà dopo questa socializzazione? Allora, noi da 4 anni che lavoriamo su di questo, abbiamo già raggiunto un traguardo enorme che è stato il referendum. Ora vogliamo continuare e l'idea è di fondare un istituto di diritto pubblico per amministrare queste abitazioni socializzate in modo democratico.
Significa che noi vogliamo scrivere nello statuto di questo istituto di diritto pubblico, per esempio, cose come sarà proibito rivendere le abitazioni. Significa che queste 240.000 case non potranno mai essere di nuovo privatizzate. Vogliamo stabilire la possibilità di rimborsare le aziende per questo esproprio usando solo gli affitti pagati per queste case, in modo che non inciderà sul bilancio della città di Berlino. Vogliamo una struttura amministrativa democratica basata sul concetto della sussidiarietà, che significa che ogni decisione verrà presa al livello alla quale è necessario. Per esempio, vogliamo modernizzare 240.000 case per farle più ecologicamente sostenibili, allora questa è una cosa che viene deciso ad un livello molto alto, molto centralizzato. Invece, se sono decisioni che devono essere fatte proprio per una casa, possono anche essere le persone che abitano in questa casa a decidere tra di loro. E poi anche una cosa importantissima, e ne parleremo sicuramente anche dopo, avevi anche accennato già tu, la discriminazione che avviene proprio nell'ambiente abitativo. Noi vogliamo scrivere o aggiungere a questo statuto la proibizione di discriminazione nello scegliere degli inquilini. Uno dei problemi più grandi a Berlino, per esempio, è che se una famiglia ha un cognome turco è sicurissimo che in centro non riceverà mai un appartamento. Quindi questa è una cosa che vogliamo stabilire. La struttura della nostra iniziativa, siamo organizzati in gruppi geografici, cioè significa che i nostri gruppi sono basati nei quartieri di Berlino. Questo fa in modo che l'organizzazione è decentrale, cioè l'organizzazione delle raccolte delle firme per il referendum o anche della campagna elettorale che abbiamo fatto adesso prima del referendum è stata organizzata tutta decentralmente in questi gruppi geografici. Che si chiamano Kids Teams, e il Kids è tipo come in spagnolo il barrio, quindi questi gruppi. Poi abbiamo delle strutture centrali, che sono dei gruppi di lavoro che lavorano per tutta l'iniziativa, per esempio per le pubbliche relazioni o per delle faccende giuridiche, e poi c'è un organo decisionale centrale che è composto da delegati votati democraticamente, che prende delle decisioni, diciamo, sì, molto di base. Bene, per finire, cosa abbiamo raggiunto? E forse anche per rispondere con questa nostra iniziativa alla domanda che avevi posto tu, cosa possiamo raggiungere dal basso per il diritto all'abitazione? Cosa abbiamo raggiunto come DVE? Allora, ovviamente il referendum, ma già prima del referendum abbiamo raggiunto un cambiamento della politica a Berlino a sinistra. Per esempio, il Partito Socialdemocratico nel 2019, avendo paura di dover decidere sulla socializzazione, che è molto radicale, ha stabilito per legge un prezzo massimo per gli affitti, e questa è già stata una cosa quasi rivoluzionaria per una città come Berlino. Poi la città ha anche iniziato a ricomprare tantissime delle case che aveva venduto nel 2004, quindi queste sono già cose che abbiamo raggiunto senza il referendum. Siamo più di 2.000 persone da contesti diversissimi che di solito non si troverebbero. Allora, visto che agiamo in dei gruppi nei quartieri, abbiamo dei gruppi composti da delle nonne che sono in pensione da 20 anni e hanno voglia di fare politica, e delle studentesse che sono venute a Berlino l'anno scorso e non hanno trovato casa.
Quindi abbiamo visto come la lotta per il diritto all'abitazione riesce a riunire dei gruppi sociali diversissimi che di solito non si incontrerebbero. E tutto questo siamo riusciti a farlo online durante la pandemia nel 2020. Tutte queste persone... Grazie. Tutti... Ok. tutti questi attivisti hanno imparato strategie di organizzazioni politiche, cioè abbiamo imparato come parlo con una persona in strada che non ho mai visto in vita mia, come inizio un discorso con una persona che magari mi guarda e mi dà della brutta comunista, come riesco a convincerla a darmi una firma o come riesco a nascondermi da persone che magari mi gridano «Oh, sei come Stalin!» Cioè, ne sono successe di tutte, diciamo. Siamo anche riusciti, in questo contesto, a unire la sinistra tedesca con questo progetto che è molto concreto ed è anche legale, perché è scritto nella Costituzione tedesca. Come potete immaginare, come la sinistra italiana, la sinistra tedesca è... divisa in gruppetti molto piccoli che non riescono a fare un granché, diciamo, ma questo progetto è riuscito a riunire tutti questi gruppi, perché tutti nella Linke e anche nel Partito Socialdemocratico, non tutti ma tanti, sono stati d'accordo su questo progetto. E quindi in questi gruppetti avevamo persone che magari votano i Verdi e altre persone che sono in un gruppetto anarchico, che hanno tutti lavorato insieme per questo traguardo. E infine, forse la cosa più importante che siamo riusciti a raggiungere è stato che si è aperto in questo momento storico un dibattito su cose come l'economia collettiva, la socializzazione e il diritto all'abitazione per tutte e tutti, proprio a livello nazionale, cioè in tutta la Germania. Un dibattito che non si era aperto da decenni, anche se in Germania abbiamo addirittura un partito anticapitalista in Parlamento. E quindi ci ha mostrato quello che sapevamo già, che... i cambiamenti vengono dal basso e quindi continueremo a lottare. Grazie. Grazie mille, è stato estremamente interessante. Lasciare la parola a Marianna, con la quale mi scuso se siamo iniziati, abbiamo iniziato un po' tardi, spero che non sia troppo tardi. No. Allora, vi ringrazio davvero di questo invito per questo festival, che chiamiamo col suo nome perché è veramente bello, con un programma super interessante, quindi scusate, porto via un minuto, ma per dirvi che non è scontata come iniziativa. Sono stata invitata casualmente quest'anno altri due festival, questo ha veramente un contenuto ricco e soprattutto, quello che anche mi sento da dire, è veramente originale, ha messo il tema dell'abitare, della casa come primo tema di apertura. E questo è molto innovativo, perché la casa viene sempre un po' considerata come l'ultima ruota del carro, tant'è che non ha mai avuto manco un ministero, manco un assessorato, e di solito sta dentro l'edilizia oppure le infrastrutture. Proprio la parola casa non la dobbiamo tanto usare nel nostro paese, non solo nel nostro paese, è anche diffuso in altre nazioni. La casa viene considerata un po' la colonna debole del welfare ed è anzi rilevante solo nell'ambito dell'edilizia, quindi davvero doppi complimenti. Io non mi occupo di lotte per l'abitare in realtà, e quindi ho imparato molto da questi interventi che mi hanno preceduto, però studiando invece le disuguaglianze abitative e anche come le politiche pubbliche e sociali possono intervenire in questo ambito, mi viene da pensare, un po' da riprendere anche l'introduzione al festival e quello che è stato detto, cercando di sottolineare l'idea che non dobbiamo mai dare per scontato che la situazione dove noi ci troviamo oggi è frutto di un'idea politica ben precisa. Quindi non si è creata una situazione in cui noi abbiamo una certa percentuale di proprietari di case in Italia, molto diversa peraltro dalla Germania, comunque una situazione di difficoltà ad accedere a prezzi a case in affitto, scusate, sono stanca per cui,
la difficoltà di accedere a case in affitto a prezzi accessibili non è frutto, come dire, di un caso, ma è frutto di una precisa idea politica. E qual è questa idea politica? È un'idea per cui noi tutti siamo in un, come dire, in un, di fronte a una gara, a una competizione. No, parliamo, sentiamo parlare spesso di pari opportunità. Benissimo, allora noi siamo a fare una corsa in cui il migliore vince, ok? L'uguaglianza delle opportunità. Noi siamo uguali alla linea di partenza, poi ci diamo da fare, il risultato del nostro sforzo è la nostra condizione di vita. Quindi se noi abbiamo una casa grande, ampia, in proprietà, o se abbiamo una casa in affitto, o se non ci possiamo permettere una casa in affitto, questo non è, secondo questa prospettiva, dovuto, come dire, a una situazione di ingiustizia, ma è dovuto al fatto che qualcuno si è dato più da fare di altro, di altri. Questa prospettiva, che appunto è l'uguaglianza delle opportunità, pensa che le disuguaglianze siano legittime, cioè legittima la condizione per cui oggi in Italia circa il 13-15% delle famiglie possiede più di un immobile in proprietà, quindi ha 2, 3, 4, 5 immobili, circa un quarto della popolazione vive in affitto, solo il 3% vive in un affitto sociale e poi abbiamo anche una fetta di popolazione più difficilmente stimabile che non ha proprio una casa, che non ha proprio un'abitazione. Questa prospettiva politica però è opposta a un'altra prospettiva politica, che è quella dell'uguaglianza dei risultati. Allora, perché parlo di uguaglianza di opportunità e di uguaglianza dei risultati? Perché l'uguaglianza dei risultati prevede che tutti debbano avere una casa dove vivere. Non conta, come dire, quanto ti sei sforzato, da dove arrivi, ma il risultato è che tutti devono avere una casa. Tanto per intenderci, quando adottiamo questa prospettiva, pensiamo ad alcuni ambiti, non è che sia una prospettiva del tutto realistica, la salute, tanto per intenderci, noi pensiamo che tutti abbiano diritto alle cure, diritto, uguaglianza dei risultati, tutti noi possiamo essere curati se ci ammaliamo, in teoria. Però non è ancora passato, come dire, la proposta, la discussione polemica di qualcuno che se fumi non ti curo per un tumore, se non ti vaccini non ti curo se ti viene il Covid. Ad oggi chiunque può essere curato. Per le case non è così. Se tu non sei riuscito a porti in una condizione in cui hai abbastanza risorse per soddisfare il tuo bisogno abitativo, sostanzialmente non hai grandi aiuti pubblici. E questo è un tema veramente rilevante nell'abitare questa prospettiva teorica, perché la casa ha una doppia valenza, non solo di bene in quanto tale, cioè il fatto che tutti possono avere bisogno o accesso a una casa, ma è anche essa stessa la condizione per accedere ad altri beni. Se io non ho la casa, ho molte più probabilità di ammalarmi. Se io non ho una casa, non posso, ad esempio, esercitare il diritto allo studio. Se non riesco a trovare una casa a Bologna, non riesco a iscrivermi all'Università di Bologna, mi iscrivo ma non seguo, e quindi, come dire, è una condizione funzionale ad altre. In questo va tenuto presente che nella politica pubblica oggi la casa viene vista prevalentemente come manufatto, come vi dicevo, dal punto di vista dell'edilizia. Noi consideriamo le abitazioni come risultato dell'attività edilizia, di un settore che ha subito una crisi incredibile durante la prima crisi finanziaria del 2008, che ha colpito una decina di anni fa il nostro paese, non solo, è il settore che più ha subito delle contrazioni e che poi, come dire, è stata incentivata come? Attraverso la costruzione. Noi abbiamo bisogno di nuove case? Non tanto, riprendo quello che è già stato detto alla fine dell'intervento di Francesca, abbiamo spazi vuoti, soprattutto in ambito urbano. Il numero delle abitazioni supera di gran lungo il numero delle famiglie. Quindi ci sono più abitazioni che famiglie. Questo significa che oggi la politica dovrebbe interessarsi non tanto nella costruzione quanto nella regolazione e nell'allocazione. Qual è il problema di tenere presente le famiglie e non le case? Tenere presente le famiglie e non le case significa che la regolazione degli affitti, tanto per citare quello che diceva prima Erna,
E passa da che cosa? Passa dall'idea di reddito di una famiglia e non dall'idea di valore sul mercato di un'abitazione. Se una famiglia ha un reddito per il quale può pagare fino al 30% del proprio salario in spese per la casa, quello è il limite massimo che deve essere considerato. Oggi questo non avviene, non avviene neanche nella definizione dei canoni delle case di edilizia residenziale pubblica. C'è stata una proposta di riforma, è stata discussa, poi è stata fermata. Le case hanno un prezzo di un affitto definito sulla base di il piano, la zona, le dimensioni. Sì, ma il reddito della famiglia? Se una famiglia non è in grado di pagare l'affitto, questo, cioè, come dire, è più rilevante di non il valore di mercato della casa. Invece questo non c'è, proprio per questa centralità del manufatto, ma non solo, anche per la centralità dell'idea di proprietà. E su questo cito solo un dato, che è quello del blocco degli sfratti. La pandemia ha fatto sì che noi avessimo, il blocco degli sfratti, perché le famiglie che avevano ricevuto un'ingiunzione di sfratto non hanno dovuto lasciare la propria casa durante la pandemia, durante il lockdown. Si è parlato adesso di ripristinarlo, alcuni fratti hanno cominciato a essere eseguiti, adesso si sta arrivando a un nuovo blocco fine anno, ma dobbiamo interrogarci sul fatto che noi avevamo, adesso appunto c'è quel blocco, 50-60 mila decreti di esecuzione di sfratto ogni anno. Che cosa mirano a fare? A tutelare il diritto all'abitare o a tutelare il diritto alla rendita, alla proprietà, al possesso del proprio immobile? E dal punto di vista della prospettiva politica, lascio magari questa domanda, stiamo pensando a una casa come un bene per il bisogno abitativo o stiamo pensando alla casa come un bene per il profitto? Perché sostanzialmente una famiglia non può avere bisogno di più di una casa alla volta. Può avere dei consumi abitativi opulenti, possiamo dire, una casa al mare, una casa in montagna, ma non può avere bisogno di 7, 8, 9 case contemporaneamente. Se io garantisco il diritto alla rendita, sto garantendo il diritto di, in qualche modo, mantenere la proprietà sopra il quello che è la necessità invece di un bisogno abitativo, che è molto sentito in contesti urbani, dove il numero di alloggi in affitto a prezzi accessibili è molto basso. Io chiuderei qui e lascerei al dibattito. Tutto, immagino a nome di tutti, perché sono stati tre interventi come immaginavamo decisamente interessanti. Come dicevo prima, io preferisco che ci sia insomma un dialogo, quindi chiunque abbia domande, qualsiasi cosa, approfittiamone, visto che siamo qua apposta per chiacchierare, per interagire con le nostre ospiti. Grazie. Allora, faccio una sintesi rapidissima per gli amici da casa, che vabbè, speriamo ci sia qualcuno, e così, perché appunto col microfono sennò non si sente, delle domande, poi se per voi non c'è problema lasciare la parola a Marianna, che so che deve scappare prima. Quindi appunto le questioni che sono state poste dalle tante domande che sono arrivate sono innanzitutto il tema del consumo di suolo, come si interagisce rispetto a questi discorsi appunto sull'abitare e sulla casa. La seconda, chiedo scusa ma me la sono persa, riguardava Berlino e il rapporto, passaggio da pubblico a privato. Ok. Qual è stata la reazione anche della dimensione delle politiche, cioè della politica, il Parlamento di Berlino, come ha reagito a questo referendum insomma che è stato fatto? Ma anche come possiamo noi, cioè cosa aspettiamo in un certo senso a fare lo stesso, a prendere iniziative di questo genere, che era una domanda insomma un po' provocatoria ma decisamente interessante, e poi anche riguardo appunto a come adattare questo tipo di lotta a un contesto che ad esempio il nostro, quello torinese, in cui non abbiamo
la stessa dimensione, la stessa entità delle appunto delle società immobiliari. Abbiamo però una rete abbastanza fitta di appunto appartamenti che sono comunque messi, tolti dal mercato della casa e messi su invece piattaforma ad esempio di affitto breve. E poi un'ultima questione, che, altre due ultime questioni che riguardano da un lato l'utilizzo diciamo dei dati, come sono state strutturate queste campagne e appunto come è possibile appunto cioè se è possibile in che modo vengono utilizzati appunto i dati rispetto appunto alla casa, all'abitare, le informazioni che si hanno e questo pone anche la questione rispetto a chi ha queste informazioni, chi le possiede e di conseguenza dove sta la proprietà anche della casa, di questo bene, appunto. L'ultima questione che veniva posta è, poi faccio una sintesi probabilmente brutta, ma sicuramente le nostre ospiti sapranno rispondere chiaramente, quindi mi scuso perché ho fatto le domande se ho fatto una sintesi un po' maldestra, però l'ultima domanda riguardava lo spazio di agibilità di istituzioni pubbliche che in un periodo parecchio, diciamo, lungo ma recente delle appunto della dimensione delle politiche, hanno perso di agibilità, hanno perso il loro ruolo e quindi oggi sembrerebbero appunto poco abili a dare delle risposte. Lascio la parola a Marianna, grazie. Ok, vado. Grazie molte. Allora, rispondo alle due o tre domande di cui sono in grado di dire qualcosa, ce ne sono molte di super interessanti, super complesse. E, vabbè, la prima cosa è cosa bloccherei se potessi subito, immediatamente, adesso scusate la risposta provocatoria, ma il bonus terme, che viene dato senza limite di ISEE a chiunque, e, cioè, come dire, questo a me è proprio una cosa che mi sembra fuori da ogni cosa, rimanendo invece nel ambito dell'abitare e la garanzia a prima casa dei giovani. La garanzia prima casa dei giovani è una misura che noi adesso stiamo finanziando per incentivare l'accesso alla proprietà di giovani. In una situazione con i livelli di sfratti che abbiamo, di cui praticamente la totalità sono dati per morosità definita in maniera agghiacciante dal legislatore come incolpevole, cioè data dal fatto che le persone non hanno reddito per pagare l'affitto, noi stanziamo delle risorse per incentivare i giovani ad andare in proprietà. Quindi quello che noi dobbiamo fare, a mio avviso, è rimuovere questa cultura della proprietà. La società dei proprietari di casa, risultato del fatto che lo Stato ha investito in politiche ad incentivo della proprietà, porta al fatto che ci sia un mercato degli affitti più ridotto, più rigido. Meno case in affitto vuol dire case più care, vuol dire meno possibilità di trovare alloggi a buon mercato. E sul consumo di suolo, certo, proprio per questo non dobbiamo costruire, ma dobbiamo utilizzare quello che abbiamo. Come farlo? Questo è molto difficile. Credo che sia complicato sensibilizzare molto una popolazione quando l'80%, il 75% vive in proprietà, perché i numeri sono molto più bassi. Come dire, la spinta alla proprietà continua ad esserci. Io credo che sia veramente invece un'idea quella di ridurre le disuguaglianze intervenendo in maniera indiretta su quella che è la tassazione sulle rendite e su quella che è la tassazione sull'eredità. Noi abbiamo oggi una situazione in Italia per cui la rendita è tassata meno della metà del lavoro. Quindi la mia tassazione sul lavoro è più del doppio di quella della rendita. Io, andando tutti i giorni a lavorare, facendo fatica, impegnandomi in quello che faccio, pago molte più tasse di quando affitto un alloggio e prendo l'affitto a fine mese. Questo, come dire, è una questione su cui forse si può sensibilizzare, perché, come vi dicevo, solo una famiglia su sette in Italia possiede più di un alloggio e non tutti hanno un alloggio in affitto, appunto, magari qualcuno ha solo una seconda casa. E l'altra cosa sono le eredità. Non si può parlare di imposte di successione, ma perché non se ne può parlare? Perché tutti pensano, vabbè, ma io ho risparmiato tanto per lasciare la casetta ai miei figli, adesso la mamma è morta, la nonna, gli lascio la casetta. Stiamo parlando di patrimoni oltre il milione di euro.
Le persone non sono informate e quando poi abbiamo un dibattito pubblico così superficiale, distorto, per cui si dice andiamo a toccare la classe media già in affanno, le persone dicono no, no, la patrimoniale no, le imposizioni sulla società, ma chi di voi eredita 1 milione di euro? Me lo dica che, come dire, diventiamo amici. Ma è una cosa assolutamente improbabile nella fascia della popolazione. Oltretutto, chi eredita più di 1 milione di euro, sopra il 1 milione di euro, paga il 4% di tasse, cioè stiamo parlando veramente di quantità irrisorie di denaro. Aumentare l'imposizione sulle successioni significa che le persone tendono a investire meno nell'acquisto di nuovi immobili e di nuovo vuol dire avere un mercato immobiliare meno rigido, più flessibile. Secondo me quella può essere una strada, con una buona informazione, con la sensibilizzazione, col fatto che i giovani usciranno in un mercato immobiliare ancora più rigido di quello che avevano i genitori, che possono avere oggi, questo potrebbe essere, io auspico, una strada. Io mi scuso se devo andare. Mi scuso davvero tanto, vi ringrazio. Allora, si prova a rispondere a un paio di domande, innanzitutto su quelle che sarebbero un po' le prime misure da portare avanti. Sicuramente a livello nazionale una regolamentazione di Airbnb che avrebbe degli effetti tanto sul tema della casa, ma tantissimo anche sulla gestione proprio delle città, nel senso che Airbnb ha un effetto distorsivo nel mercato immobiliare, ma un effetto distorsivo nei centri urbani, crea assolutamente spossessamento e vuoto nell'economia dei centri urbani, rendendo sostanzialmente i centri turistificati pieni di negozi, negozietti, bar e ristoranti per turisti, e quindi anche creando un tipo di lavoro molto, molto povero, spesso precario, legato a queste imprese. Quindi provare a gestire Airbnb e quindi fare una politica seria rispetto al turismo avrebbe degli effetti tanto sulla casa tanto su altri settori. Chiaramente appunto la regolamentazione di Airbnb non va fatta, diciamo, bloccando completamente la piattaforma, perché probabilmente avrebbe la possibilità di riemergere da un altro lato, ma piuttosto pensare a come tutelare, come diceva Francesco prima, chi lo fa per arrotondare e chi invece ci specula. Quindi le nostre proposte era sostanzialmente di mettere un limite di notti annuali, che può essere 90, 100 notti annuali, e soprattutto limitare la possibilità di affittare interi appartamenti e non le singole camere dentro casa, che chiaramente hanno un livello invece di sharing e di condivisione molto maggiore, perché se tu inviti una persona a casa tua, innanzitutto tendenzialmente non lo fai di lavoro, e poi comunque significa che con quella persona un po' ci condividi. Mentre appunto limitare gli affitti degli appartamenti completi e soprattutto distribuirli anche geograficamente. Su questo per esempio il comune di Barcellona è sicuramente di esempio, che ha completamente bloccato l'imposta di nuovi Airbnb in centro, dando la possibilità alle periferie, alle zone più decentrate, di continuare a utilizzarli, e quindi sostanzialmente ha anche delocalizzato un po' il ricavo della presenza turistica in tutte le zone della città, evitando di turistificare il centro, ma provando appunto a dislocarlo in tutte le zone della città. Quindi ci sono degli esempi che possono essere delle misure interessanti. È chiaro che però la questione di Airbnb non risolve complessivamente il tema della casa, che è un tema molto più ampio, che va a toccare sia le questioni dell'edilizia pubblica, dell'edilizia residenziale pubblica, che sfortunatamente è un tema che non è mai trattato nel dibattito nazionale, non emerge, mentre invece sarebbe chiaramente un primo passo avanti già parlarne. E poi appunto, come si diceva prima, la tassa sull'eredità e soprattutto, secondo me, appunto la tassa sullo sfitto, e quindi far sì che tenere gli immobili soltanto per appunto in proprietà senza utilizzarli sia un vero costo che poi diventa insostenibile. Per quanto riguarda la questione dei dati, anche dove sembra che la situazione appunto sia amatoriale, spesso non è così. Per esempio a Bologna la prima possidente di casa era la signora Bettina, che però possedeva 400 appartamenti, quindi non era tanto signora Bettina. Per cui è chiaro che lì anche i fondi immobiliari riescono anche a fare un'operazione di camuffamento tale per cui in realtà sembrano sempre cose amatoriali, ma spesso non è così. Tra l'altro, legati proprio alla piattaforma Airbnb, ci sono spesso
dei servizi di intermediazione appositi, per cui magari vengono pagati dagli studenti 4 soldi per fare l'intermediazione di Airbnb, quando comunque la proprietà viene gestita da un fondo immobiliare che forse non è neanche italiano. Sulla questione del movimento e dell'attivazione, sicuramente la casa è un tema che funziona moltissimo a livello locale, quindi immaginare un'attivazione a livello nazionale è già uno step successivo. Invece chiaramente provare a lavorare a livello locale, capendo anche quali sono le esigenze. Noi appunto, per esempio, a Bologna abbiamo riconosciuto in Airbnb il nostro nemico, abbiamo iniziato a lavorare da lì e poi la questione si è un po' ampliata, anche perché ci siamo resi conto dei tanti problemi che avevano diverse fonti. E quindi appunto, secondo me, un po' questa è la prospettiva. Sul piano nazionale, oltre a queste proposte, secondo me la questione è appunto fare un po' di cassa di risonanza delle proposte che già siedono in Parlamento. Appunto, sulla regolazione di Airbnb ci sono delle proposte presentate da vari deputati, ma sono semplicemente lettera morta, perché poi non c'è una forza politica, non c'è un'attivazione civica tale per cui questi temi diventano al centro dell'agenda pubblica e poi possono essere portati avanti. Questo. Grazie. Allora proverò a rispondere alle domande proprio su Berlino e poi magari cosa si può usare di questa esperienza anche al di là del contesto tedesco-berlinese. Allora, la prima domanda riguardava il passaggio dalla proprietà privata alla proprietà pubblica. È un passaggio giuridico, proprio solamente giuridico, significa che si farà una legge dove c'è scritto dal giorno X queste case sono di proprietà di tutte le persone che vivono a Berlino. Quindi, essendo questa una socializzazione, non è un ricomprarsi le case che abbiamo già venduto. Questo ricomprarsi lo stanno facendo i partiti adesso proprio per magari far tranquillizzare un po' la situazione in città. Dicono, ah, guardate, ma stiamo ricomprando. Perché ricomprare non è un'opzione? Perché se io come azienda so che compro, poi magari la città lo ricomprerà, anch'io sto speculando sulle case e questa è una cosa che assolutamente secondo noi è impossibile. Per questo noi abbiamo scelto proprio questo strumento della socializzazione. Comunque, perché paghiamo queste aziende? Perché un'espropriazione senza rimborso non esiste nella Costituzione tedesca. E qua si pone un po' il problema. Allora, se io adesso esproprio queste aziende e do a loro il valore di mercato, allora anche lì ho iniziato a speculare, quindi le aziende vengono, comprano un sacco di case e sanno tanto anche se verrò espropriata avrò poi il valore di mercato. E questa è una domanda giuridica che si litiga su di questo da decenni in Germania, da quando c'è la Costituzione si litiga su di questo, ma meno male che la maggior parte delle persone dice che non si deve, cioè non è possibile rimborsare a valore di mercato, perché succederebbe proprio questa cosa. Il rimborso deve essere proporzionale a quanto hanno perso le aziende, diciamo. E questa domanda di proporzionalità ovviamente è un po' complicata. Allora, ci sono tantissime persone che hanno provato a vedere quanto si dovrebbe pagare. L'iniziativa ha calcolato che dovremmo pagare 8 miliardi per rimborsare, e il valore di mercato sarebbero 38 miliardi, quindi veramente pochissimo, diciamo, in prospettiva. E, sì, vogliamo pagarlo con gli affitti, ed è rivoluzionario, da una parte sì, ma dall'altra parte no. Allora, noi come facciamo?
prendiamo un credito, come lo farebbe anche un'azienda immobiliare enorme, perché anche un'azienda immobiliare gigantesca e internazionale non ha 8 miliardi in contanti per comprarsi un sacco di case. Loro prendono un credito in banca e lo pagano per 40 anni e noi faremo esattamente la stessa identica cosa. Prendiamo un credito, poi non da una banca, c'è un'altra, io non capisco nulla d'economia, ma abbiamo un concetto di credito per non lavorare con una banca, perché anche le banche, diciamo, non sono il massimo, e anche noi ci prenderemo 40-50 anni per ripagare queste aziende, perché comodamente è come fanno loro. E quindi, come abbiamo calcolato noi, riusciremo a avere un prezzo al metro quadro di 4 euro, anche tenendo in conto che dobbiamo ripagare queste aziende. E come ha reagito il Parlamento? Allora, quando abbiamo proposto la prima volta questo referendum, per legge il Parlamento ha 3 mesi di tempo per, vedere se è costituzionale o se è legale fare questa socializzazione. Il Parlamento ci ha messo un anno, quindi hanno proprio... non volevano parlare con noi, poi siamo entrati con loro in delle discussioni, non erano preparati, non sapevano di cosa si parlasse, eccetera. Quindi hanno proprio prolungato questo processo per tranquillizzare ancora la situazione in città, perché noi eravamo dappertutto con questi gilet, cioè si girava a Berlino, dappertutto c'era un gilet viola. E questo nel 2019, la prima volta, è diventata proprio un'iniziativa gigantesca, e quindi loro ci hanno dato, hanno preso del bel tempo, e dopo un anno ci hanno detto sì, va bene, è legale, continuate con il vostro referendum. Adesso come ha reagito il Parlamento? Ci sono state le elezioni anche a Berlino, e nelle discussioni sulla coalizione che si formerà adesso a Berlino, il Partito Socialdemocratico ha detto di non voler fare questa socializzazione. E cosa succede se quasi 60% della città ha detto sì a un referendum? Siamo più di 2000 persone. Ogni volta che la persona che vuole adesso diventare sindaca va da qualsiasi parte, noi siamo là. Noi siamo là con i nostri cartelloni, noi siamo là, gridiamo e facciamo vedere che noi vogliamo che questo referendum venga fatto, che questa socializzazione venga fatta. Quindi se il 60% della città ha detto sì, significa che hanno detto più persone sì che hanno votato il Partito Socialdemocratico. Quindi come Partito Socialdemocratico devi fare questo referendum, non è possibile. Comunque ci sono state discussioni in queste ultime settimane di noi non lo facciamo perché non si sa poi se è legale. Come non si sa se è legale? Ci avete messo un anno a farlo controllare. Bene, scusate il mio italiano. Per altre città, allora, in Germania non esiste il referendum nazionale. Esiste solo in alcune costituzioni di alcune Länder, ma in pochissime, a Berlino, ad Amburgo e a Brema, se mi ricordo bene. Amburgo è una delle città più ricche, quindi lì non credo che si possa organizzare una cosa simile, forse a Brema. La cosa che riusciamo magari a raccontare a persone che vogliono lavorare su questo ambito in altre città, e magari questo può anche essere utile alla domanda come facciamo in Italia, possiamo raccontare dell'esperienza che abbiamo fatto noi usando le strategie di organizing usate nelle Gewerkschaften, come si dice? Dalle confederazioni e dalle da organizzazioni politiche, soprattutto negli Stati Uniti, eccetera. Allora, organizing è proprio come una scuola di pratiche politiche.
E da questo organizing noi abbiamo riconosciuto, e questo anche che possiamo raccontare alle persone in altre città, che cioè, vi rendete conto che noi siamo riusciti a battere delle aziende enormi che hanno dei miliardi, hanno messo dei cartelloni bellissimi in tutta la città, poi anche in questo clima politico, lo stesso siamo riusciti noi a battere loro. E questo ci siamo riusciti perché abbiamo riconosciuto che ognuno di noi ha già oggi tantissimi contatti che può usare molto meglio di un'azienda, magari un cartellone. Significa se io inizio a parlare con ogni persona che mi sta vicina, se inizio a andare da tutte le persone che abitano nella mia casa, magari suono, dico ah ciao, senti, anche da te adesso hanno alzato l'affitto, che ne dici? Anche da te non hanno ancora aggiustato questa porta, quest'altra cosa? Ed è così che riusciamo a diventare sempre di più e ad imparare a la solidarietà proprio tra di noi nei nostri quartieri, come abbiamo fatto tra l'altro. Allora ogni persona ha parlato con la sua famiglia, poi nella sua casa, poi è andata nel supermercato, ah volete aiutarci, mettete magari anche voi dei fogli dove si possono mettere le firme, eccetera eccetera. Quindi è cresciuto sempre di più questa organizzazione che siamo riusciti a far crescere noi, e quindi questa magari è una delle cose più importanti che abbiamo imparato e che possiamo anche dire ad organizzazioni in altre città che magari non hanno questa possibilità del referendum o non hanno questo nemico di un'azienda immobiliare enorme, che però anche come avevi detto tu, avendo un nemico è solo l'inizio, cioè magari con Airbnb hai un inizio, noi avevamo queste aziende enormi, ma poi comunque si comincia a parlare di altre disuguaglianze e altri problemi nell'ambito del diritto all'abitazione. E, come abbiamo fatto con i dati? Allora, come sapete tutti, o come sarà anche in Italia, in Germania, soprattutto perché abbiamo avuto la DDR, sulle cose come l'economia collettiva o la socializzazione c'è tantissima disinformation. C'è per esempio, quindi queste cose che avevi anche detto tu, di parlare con le persone e di parlare dei dati, usare i dati, è stata importantissima perché la maggior parte delle cose che si vengono dette in città semplicemente non erano vere, quindi era importantissimo chiarificare, ma proprio per strada, cioè io vado in strada con questo cosino, mi metto e ogni persona che, con cui parlerò mi dirà ah no, ma dobbiamo costruire case nuove, è l'unica cosa che serve, però non è vero e quindi devo venire con i dati, eccetera. Però magari la cosa più importante, ancora prima dei dati, l'esperienza che abbiamo fatto noi è parlare di emozioni, perché io non riuscirò mai a convincere una persona se mi metto davanti a lei e le dico ah guarda, loro hanno questo numero, questo percento. Non ha funzionato. L'unica cosa che funziona è parlare con una persona, entrare in contatto scambiando i problemi che ho avuto io, che hai avuto tu, quale paura ho io, quale paura hai tu. Nel momento in cui sono riuscita ad entrare in una discussione del genere con una persona in cui lei mi ascolta, posso anche dirle dei dati, ma questa è l'esperienza che abbiamo fatto noi, non serve a niente, anche avendo un nemico, mettersi per strada e raccontare dei dati ai fatti. Quindi le emozioni sono le cose più importanti su cui abbiamo lavorato. Grazie. Grazie. Io vi ringrazio perché insomma è stato veramente un bello scambio. Sicuramente possiamo iniziare a lavorare nella direzione in cui ha fatto Bologna, questo senz'altro. Su Berlino dobbiamo forse prima fare un passaggio su questo regime proprietario che ci, come dire, blocca un attimo, però superato questo piccolo limite forse possiamo iniziare anche qua ad andare in quella direzione lì. Quindi grazie davvero, perché soprattutto anche questa chiusura
in realtà c'è stata un'apertura sul couchsurfing solidale e poi questa chiusura sul discorso delle emozioni che forse ci fa sperare rispetto al fatto che questo approccio anche mutualistico di contatto, no, con le persone innanzitutto possa essere una strada giusta da intraprendere per iniziare un percorso anche qua sul diritto all'abitare, quindi grazie mille. Come titolo informativo, la cucina del Circolo Risorgimento è aperta, per cui chi si vuole fermare a cena è ovviamente la benvenuta, il benvenuto.